La Bibbia è il libro che contiene la maggior mole di balle che ci siano mai state raccontate, perché volevano raccontare un'altra storia. E questo però ci aiuta a capire una cosa, che quando si scrivono i libri di storia, chi li scrive ovviamente secondo i suoi criteri, e li scrive cercando di inserire nei testi ciò che lui vuole che venga tramandato. Ora, appunto, Panza parla di una storia di 60 anni fa, 70 anni fa, e ci fa capire come in realtà possa essere riscritta. Pensate a dei testi che sono stati scritti millenni fa, in periodi in cui non c'era, neanche era immaginabile la documentazione che possediamo adesso su quegli anni lì. Nonostante questo, il lavoro che sta facendo Panza è proprio quello di, ovviamente, riscrivere, no? Una storia, il che vuol dire, soltanto a distanza di pochi decenni, si può ipotizzare di scrivere una storia diversa da quella che veniva data per assodata precedentemente. Ecco, pensate cosa significa questo con l'Antico Testamento. Quindi moltiplicatelo, diciamo, per il numero di volte che volete voi, come dire, no? Questa ipotesi esponenziale di variazioni che ci possono essere, perché l'Antico Testamento ovviamente è proprio così, anche perché è stato scritto nel corso di moltissimi secoli, in periodi in cui non c'era sostanzialmente quasi nessuna documentazione, non c'era quasi nulla di verificabile. È per questo che da alcuni anni dico che con l'Antico Testamento si può solo fare finta. E questa è una delle poche certezze che ho quando parlo di questi temi, no? Perché sull'Antico Testamento si devono avere un sacco di dubbi, bisogna porsi un sacco di domande che sono al sapore della conoscenza, e quindi, siccome bisogna porsi un sacco di domande, si deve avere un sacco di dubbi, con l'Antico Testamento ogni volta che facciamo un'affermazione diciamo facciamo finta che, perché secondo me non si può fare altro. Allora, le cose che racconto dell'Antico Testamento dipendono dal lavoro che ho fatto per le edizioni San Paolo, per le quali per molti anni ho tradotto, lo dico appunto per dire le cose che dico, ho tradotto l'ebraico masoretico, insomma i codici da cui dipendono le Bibbie che abbiamo in casa, e loro hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti letteralmente, sono questi libri qui. Siccome i miei incarichi prevedevano che io facessi la traduzione letterale, col passare del tempo appunto mi è venuta la voglia, diciamo così, di cominciare a raccontare ciò che mi pare di leggere veramente nei codici masoretici. E ho cominciato nel 2010, ovviamente il rapporto di lavoro si è interrotto subito, per ovvi motivi, e quindi adesso, insomma, sono alcuni anni che sto andando avanti per conto mio, ovviamente sia a tradurre che a raccontare. Sempre a beneficio non soltanto delle persone che mai sentito nulla, ma anche, siccome poi queste conferenze vanno in rete, allora è bene che anche quelli che ascoltino in rete sappiano una cosa che è precisa, perché questa cosa qui, per quante volte io la ripeta, mi accorgo che in realtà, diciamo, forse non la si vuole capire, non lo so. Prima vi ho detto che su quel libro, con quel libro si può soltanto fare finta. L'altra certezza che ho è che, appunto, io dico che non parlo di Dio perché non ne so nulla. L'altra certezza che ho è che anche quel libro non parla di Dio, perché ci racconta altre storie. Poi Dio ce l'hanno messo dentro a forza, ma quel libro non si occupava di Dio, assolutamente. L'hanno poi utilizzato successivamente per farlo parlare di Dio. Poi noi viviamo ovviamente in un mondo, in una cultura nella quale siamo abituati a pensare che se una cosa è scritta nella Bibbia è più vera, diciamo così. Invece se non è scritta nella Bibbia, allora uno sente dire, ma se la Bibbia non parla di Dio, allora vuol dire che Dio che? No, non c'entra niente, ok? Poi dopo vediamo alcune cose. Una delle concetti fondamentali che bisogna avere su questo insieme di libri che costituisce l'Antico Testamento, che è un insieme di libri che nel corso dei secoli sono stati scritti, riscritti, cancellati, emendati, corretti, interpolati, scomparsi, ritrovati. Cioè tutti quelli che avevano il potere di averli in mano ne hanno fatto ciò che hanno voluto. Ciò che dicono i biblisti attuali israeliani, docenti nelle università israeliane, è che noi abbiamo una certezza, che la Bibbia che abbiamo noi non è quella scritta in origine. Perché ogni volta che veniva o riscritta sotto dettatura o addirittura anche copiata da codice a codice, veniva cambiata. Quindi noi abbiamo una Bibbia che è quella che è il frutto di una elaborazione che si è distribuita nel corso dei secoli, che ha fatto sì che noi leggiamo un libro che non è quello scritto in origine, perché ha subito un sacco di cambiamenti. Quindi con la Bibbia facciamo finta,
E la prima cosa sulla quale dobbiamo fare finta è proprio questo, fare finta che chi l'ha scritto avesse scritto questo, ma sappiamo che non è così. Però siccome ci viene detto che questa è la Bibbia vera, la Bibbia ispirata da Dio, allora dico almeno proviamo a vedere che cosa c'è letteralmente scritto. La Bibbia è stata oggetto di tantissime chiavi di lettura. Siccome con la Bibbia si può solo fare finta, io dico che è bene che ognuno scelga la sua, cioè scelga quella che lo fa stare meglio, senza illudersi che quella sia la verità, senza illudersi che quella sia la verità. Ma siccome ciò che conta è avere una nostra verità sulla base della quale vivere, allora ognuno sente le varie campane, come si usa dire, e poi dice: a me piace quella. Benissimo. L'importante, secondo me, è che tra le tante chiavi di lettura che vengono proposte ci sia spazio anche per questa. Qualcuno scrive in una lingua, quella lingua ha delle parole, quelle parole hanno innanzitutto quel significato, e quindi quel significato lì è il primo, quello ce l'hanno sicuramente. Gli altri significati sono possibili. Sull'Antico Testamento noi non sappiamo chi l'ha scritto, nel senso che intendo dire che non c'è un versetto uno del quale noi possiamo dire con certezza sappiamo che l'ha scritto quello. Non sappiamo quando l'hanno scritto, non sappiamo come l'hanno scritto in origine, non sappiamo come fosse letto in origine. Questo è un dato di fatto. Tutti i codici che abbiamo noi sono tutti codici molto recenti, i più antichi sono del secondo secolo avanti Cristo, che narrano di vicende di 2000 anni prima, 1800 anni prima, anzi poi le vedremo ancora prima. Quelle sono coppie di coppie di coppie di coppie. E ogni volta il confronto tra le coppie, come dicevo prima, fa capire che quando veniva riscritta si riscriveva diversamente da quella scritta prima. Quindi come fosse scritta in origine nessuno lo sa. Chi l'ha scritta nessuno lo sa. Come fosse letta, e adesso vediamo cosa significa, nessuno lo sa. Però sulla base di questa totale ignoranza pretendiamo di dire che quando la Bibbia dice una cosa in realtà ne voleva dire un'altra ed è stata ispirata da Dio. Io penso che non ci possa essere affermazione più assurda di questa. Non sappiamo nulla sugli autori, sui tempi, però sappiamo che quelli lì, che non sappiamo chi fossero, quando scrivevano una cosa ce ne voleva dire un'altra. Io non ce la faccio. Ultimamente dico che io sono arrivato alla settima fetta, da noi dove si mangia la polenta, ma c'è un detto degli anziani, no, che dicono, ma anch'io che sono uno stupidotto, alla settima fetta mi accorgo che è polenta. Cioè, nel senso che tu mi dai appunto questa roba da mangiare, mi spieghi che è il frutto di una ricetta articolata, segreta, antichissima, che bisogna conoscere a fondo, che è gestita da pochissimi abilissimi chef e che a loro volta la tramanda. Benissimo, io alla prima fetta ci credo, alla seconda, poi comincio a avere dei sospetti, poi arrivo alla settima fetta e dico no, ho capito, questa è polenta. La mangio volentieri perché mi piace, ma per cortesia, se mi dai polenta mi dici che è polenta. Quindi io vi presento la settima fetta, va bene? Sapendo che ci sono tutte le altre. Quindi sul tavolo ci sono tutte le fette, tutte quelle teologiche, allegoriche, metaforiche, esoterico-iniziatiche, cabalistiche. Metto anche questa, dopodiché ognuno di voi passa davanti al tavolo e quando arriva questa può dire mi fa schifo, non la guarda neppure, non c'è nessun problema. L'importante è che sia sul tavolo. Perché in combinazione questa settima fetta ci spiega tutta una serie di cose che spesso le altre fette non sono in grado di spiegare, tant'è che sono costrette a introdurre, per esempio, la categoria del mistero. Ah, questo sì, pare una contraddizione, ma è mistero di Dio. Questo pare un'incongruenza, ma è mistero della fede. Se si legge sulla base della settima fetta, non c'è mai la necessità di introdurre la categoria del mistero. Mai. Perché è tutto chiaro. Forse è troppo chiaro. Allora, chissà, sarà per questo che si dice che questa lettura non va fatta? Noi, qui, cattolici occidentali, sappiamo, perché ci viene detto, che dobbiamo credere veri 46 libri dell'Antico Testamento. Per gli ebrei i libri veri sono 39, per i samaritani i libri veri sono 6, per i cristiani copti i libri veri sono quelli degli ebrei più altri libri che non sono veri, né per i cattolici né per gli ebrei. Per i greci la Bibbia, diciamo, il nucleo originario della Bibbia non è quella scritta in ebraico dai Masoreti, ma è la Bibbia scritta in greco in Egitto nel terzo secolo avanti Cristo. Quindi, a seconda del posto in cui nasciamo, c'è qualcuno che ci dice quali sono i libri che sono veri, cioè quali sono i libri ai quali dobbiamo credere. E c'è qualcuno che lo stabilisce a tavolino. Quindi noi crediamo vera una delle Bibbie possibili. Perché, per esempio, tra la Bibbia dei Masoreti e la Bibbia dei Samaritani ci sono 2000 varianti. 2000. I Masoreti dicono noi siamo i custodi della tradizione. I Samaritani dicono noi siamo i custodi della Torah, cioè della legge.
tutti sono certi di avere la verità. Se avete voglia, leggete una, leggete l'altra e poi scegliete quella che vi piace di più. Tanto, tutta invenzione di uomini, insomma. Chiaro? Questo ancora senza parlare di traduzioni. Siamo soltanto alla struttura dell'Antico Testamento. È per questo che quando dico facciamo finta che, intendo veramente dire che si può solo fare finta. Intanto fare finta che la Bibbia che abbiamo noi sia quella vera. C'è qualcuno che dice, ma Biglino sceglie la Bibbia dei Masoreti. Perché sceglie la... Io non scelgo la Bibbia dei Masoreti. Io ho sempre lavorato e continuo a lavorare sulla Bibbia dei Masoreti, quindi il codice di Leningrado. Perché? Perché è quella da cui sostanzialmente dipendono tutte le Bibbie che più o meno tutti abbiamo in casa. Le Bibbie che abbiamo in casa dipendono sostanzialmente da quel codice lì. Quindi io lavoro su quel codice lì, perché dico, se è quello che voi sapienti mi dite essere quello vero, io cerco almeno di capire cosa c'è scritto in quel codice lì. Ma ho una convinzione mia personale, che quel codice lì è quello che ha che ha tra le più alte probabilità di essere il più falso, perché è quello che nei secoli ha subito la maggiore rivisitazione da parte dei teologi. Teologi giudei, non cristiani, anche dopo, ma i cristiani sono arrivati molto dopo, cioè i cambiamenti l'hanno fatto prima gli autori ebrei, poi i cristiani, quindi lì ci hanno fatto veramente tutto di tutti. Quindi nonostante io abbia questa convinzione sul fatto che il codice dei Masoreti sia quello che abbia uno che abbia la maggior probabilità di essere tra i più falsi, io lavoro su quelli perché mi viene detto che è quello vero. E allora dico, andiamo almeno a vedere cosa c'è scritto. Nei vari anni, nelle conferenze, nei libri, io scrivo delle cose, cose che ovviamente hanno suscitato, insomma, un pochettino di reazioni di vario genere. E ci sono, sono nati anche dei blog, di cui alcuni si occupano esclusivamente del mio lavoro, nel senso che sono, per esempio, uno si chiama Confutazio, critica sistematica i lavori di Mauro Biglino. E va bene, nel senso che è normale, fa parte del gioco e mi fanno un sacco di pubblicità. In questi blog si scrivono un sacco di cose, perché vengono esaminate tutte le conferenze che faccio, vengono esaminate frase per frase tutti i libri che scrivo e tutto viene puntigliosamente analizzato e puntigliosamente criticato. Ma c'è un'affermazione che, secondo me, dovrebbe porre fine a ogni libro, a ogni conferenza, a tutto. Ieri sera per la prima volta ho citato questa roba qui, ho detto che se noi dovessimo tradurre la parola neve nel linguaggio Tuareg, non lo potremmo fare, perché i Tuareg non hanno la parola che indica la neve. Perché non ce l'hanno? Perché non hanno la neve, quindi non hanno il concetto di neve, dunque non hanno la parola che la definisce. Se noi dovessimo tradurre telefono per i Bantu, non potremmo farlo, perché non sanno cos'è il telefono, non hanno il concetto di telefono, non hanno la parola che indica telefono. Io nei libri dico appunto che nella Bibbia non c'è il monoteismo, non c'è neppure il politeismo, per la verità. Ma siccome si dice che la Bibbia è quel popolo, è il popolo che ha inventato il monoteismo, no, perché è stato il popolo più evoluto, dico no, non è vero, non c'è il monoteismo. Risposta, quindi questa è la risposta pubblicata nel blog. E di questo ringrazio, per questa onestà intellettuale. Ringrazio perché in questi anni c'è gente che mi scrive, ma se Yahweh, Elohim, Elion, che sono i tre termini biblici che poi vediamo, non vogliono dire Dio, in ebraico come si dice Dio? Sentite cosa dice l'esegese ebraica. Non ha senso parlare di monoteismo in una lingua che non annovera nemmeno un termine che abbia senso di Dio come oggetto di adorazione. Cioè, nella lingua ebraica il termine Dio non c'è. La Bibbia è scritta in una lingua che non ha un termine per identificare Dio. Potremmo chiudere qui e dire abbiamo scherzato per 2000 anni, perché vuol dire che quella cultura non ha il concetto di Dio, perché se ce l'avesse lo esprimerebbe attraverso una parola. Non c'è, ma questo è evidente che non c'è. E allora basta, prendiamo un caffè e andiamo a casa, capite? Ma questo lo scrivono perché onesti intellettualmente lo devono dire, lo dicono. Poi se lo dico io non conta nulla, ovviamente, ma se lo dice l'esegesi ebraica qualcosa di più conta. Se non hanno la parola per esprimere Dio, vuol dire che non hanno il concetto di Dio. E quindi vuol dire che la Bibbia non parla di Dio, perché non c'è neanche una parola che nomina Dio, perché non esiste nella lingua. Le traduzioni ballerine fanno sì che nelle nostre teste entrino delle cose. Fa sì che nelle nostre teste entri il fatto che Dio mi fece errare lungi. Gli Elohim mi hanno portato via dalla casa di mio padre. Non Dio mi fece errare. Traduzioni ballerine. Ecco perché non bisogna fare le traduzioni letterali. Perché poi si corre il rischio di capire. E se la gente capisce, capisce.